Luca. Oggi abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei Ministri e attuale Presidente del Movimento 5 Stelle. Benvenuto Giuseppe. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Compagni di scuola, aiutatemi perché non so se sono sufficientemente preparato. È sempre un'interrogazione, insomma c'è il suo non perché in termini di ansia che provoca. Nell'interessato ecco, malcapitato di turno. Non sarà sulla matematica, ecco, sappiamo che è una materia nella quale andavi bene. Peccato, ero preparatissimo in matematica. Ha studiato proprio matematica. Sai che dopo la tua prima intervista da noi, quelli di Un Giorno da Pecora sono andati a recuperare la tua prof di matematica. Perché diceva... che la quale, devo dire, non mi è sfuggita quell'intervista, però ha detto che me la cavavo anche in matematica. Sì, dice, non ci siamo mai accorti che avessi questo talento spiccato. E noi oggi, ecco, ti metteremo un po' sotto torchio, parlando di futuro, perché la generazione Z ci ha fatto delle richieste ben precise, diciamo, rispondendo a questo libro. Pensa, 40.000 ragazzi si sono raccontati rispondendo alle domande che gli abbiamo posto, e in particolare ci hanno raccontato cosa si aspettano dal futuro in termini di rivoluzioni. Noi oggi insieme a te lo vogliamo proprio capire qual è il futuro verso il quale ci stiamo avviando, portandoti all'evidenza quelli che sono i temi che sono a cuore ai ragazzi, anche perché insomma le elezioni politiche si stanno avvicinando. Tra meno di un anno. E quindi noi insieme anche a Binario F, che è il Competence Center di Meta, abbiamo deciso di portare avanti questo progetto sulle competenze di cittadinanza digitale, insomma, perché non si può andare a votare senza essere informati. E quindi chi meglio di te, chi meglio degli altri leader politici può darci appunto questo tipo di visione. Quindi abbiamo raccolto, diciamo, questi spunti dal libro, però ricordiamo che siamo live, quindi potete farci delle domande anche in diretta. E quindi le andiamo a leggere. Vuoi dire qualcosa? Ho visto. No, dicevo compagni di scuola, aiutateci. Ok, arriveranno. Come dice una famosa frase di scuola.net, non stiamo copiando, facciamo un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo. Lo faremo quindi insieme, perché... Formula efficace, No, ma poi sai qual è il tema? Che noi dobbiamo aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla politica. Non dobbiamo, come dire, pretendere che loro si avvicinino. Dobbiamo andare, certo, noi da loro. Infatti ci siamo messi sui banchi, anche noi. Anch'io, Siamo tutti dietro al banco. Matita, fogli, pronto. Per anche per prendere appunti, tra l'altro. Quindi è molto interessante questa cosa. Allora, prima considerazione che i ragazzi fanno è: la nostra generazione deve sistemare i casini lasciati da quelli che sono passati prima di noi. Dalla politica all'economia. È davvero così? Purtroppo è così, ne sono profondamente convinto, perché in realtà la politica poteva fare di più e meglio, e dire che ha fatto molto poco. È inutile quindi prendersela con il tempo, è inutile prendersela con dati, fattori esogeni, esterni, eccetera. Dobbiamo dire che in generale si poteva fare di più negli anni passati. L'Italia è cresciuta poco, è cresciuta male. Tantissime riforme di struttura, strutturali, che ci avrebbero consentito già di realizzare per venire a una migliore qualità di vita di tutti i cittadini, non sono state realizzate. Oggi, se pensate un attimo, che noi oggi abbiamo chiesto all'Europa 209 miliardi con Next Generation EU, abbiamo dovuto chiedere, peraltro ovviamente difficoltà acuite dalla pandemia, l'Italia è stato il paese più che ovviamente ha beneficiato di più di questi aiuti. Ma perché? Questo c'ha ovviamente una contropartita negativa, perché evidentemente eravamo quelli più indietro per quanto riguarda per esempio la produttività, per quanto riguarda il nostro sistema giustizia, per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione, per quanto riguarda tutta una serie, diciamo così, di miglioramenti della società che evidentemente non sono stati fatti in passato, e quindi stiamo arrancando. Ecco, infatti, come dire, forse uno degli apparati sui quali gli studenti si scagliano di più è la scuola. Per uno su due è proprio l'elemento cardine da rivoluzionare nel paese. Ecco, voi in futuro che visione avete di scuola, che visione avete di formazione? Cosa si possono aspettare gli studenti? Ma abbiamo cercato di delineare il futuro già oggi. Per esempio, tra i vari progetti che abbiamo realizzato, in particolare anche adesso con la sottosegretaria, noi abbiamo Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, sottosegretaria. Anche lei è nostra ospite, quindi conoscono bene i nostri studenti. Quindi la conoscete bene. Ebbene, Barbara Floridia ha messo a punto un progetto che si chiama Rigenerazione Scuola. Cosa significa? Significa che si fanno interventi innanzitutto in tutti gli istituti esistenti. Molti
non sono adatti ovviamente per la didattica. Purtroppo questo è un problema di fondo. Molti edifici scolastici non nascono per la scuola, sono stati riadattati. Ma quando uno pensa alla scuola nella prospettiva futura, cosa pensa? A dei centri con anche polivalenti, con teatri, cinema, aperti con palestre, con possibilità aperte al territorio, possibilità anche di vivere il pomeriggio, momenti di aggregazione anche nel dopo scuola. Purtroppo invece sono tutti spesso dei casermoni terribili, che giustamente si entra in classe e uno arriva già con il magone quando deve entrare. Allora, rigenerazione scuola, questo progetto innanzitutto comporta efficientamento energetico di tutti quelli esistenti, ma anche prevede anche la costruzione di 200 nuove scuole, ovviamente tutte efficientate dal punto di vista energetico e anche tutte cablate, in modo da poter avere spazi di connessione in ogni angolo. E ancora, immaginate che prospettiva futura significherebbe avere anche, innovare completamente la didattica e introdurre ad esempio dei licei ambientali o anche degli istituti tecnici superiori a indirizzo sviluppo sostenibile. Ecco, questo è il futuro. Perché dico questo in particolare? Perché parlo di licei ambientali e ITS con indirizzo sviluppo sostenibile. Perché noi dobbiamo entrare, e da questo punto di vista i miei compagni di scuola che ci ascoltano sanno bene, sono più avanti di noi, siete più avanti di noi, noi dobbiamo entrare in una prospettiva, io l'ho messo anche il 2050 nel simbolo del Movimento 5 Stelle, 2050, come sapete, neutralità climatica. Dobbiamo entrare nella prospettiva in cui oggi, quando parliamo di ecologia, non parliamo più di ecologia come in passato, voi forse molti eravate piccoli, non c'eravate, le battaglie ambientaliste di una volta, sì. L'ecomostro, bisogna abbattere l'ecomostro, andiamo a pulire la spiaggia, oggi cultura integralmente ecologica, dobbiamo parlare di questo, significa nuovo modo di produrre, nuovo modo di riciclare i rifiuti, nuova economia circolare, un nuovo modo di pensare anche alla dimensione della socialità, deve nascere tutto in un progetto articolato, ci vorrà del tempo, ma l'obiettivo è quello. Vuol dire anche più posti di lavoro, questa cosa? Assolutamente sì, è chiaro che l'obiettivo dei posti di lavoro, immagino che sia anche nella ricerca che avete fatto, sia al centro. Sì, è una delle prossime proprio domande. Invece, quella che avevamo subito diretto è combattere il riscaldamento globale. Questo è uno dei temi, ora ne hai un pochino parlato, però non so, voglio dire qualcos'altro per quanto riguarda questo programma sulla sviluppo sostenibile? Come no? Allora io dico, oggi questa cultura integralmente ecologica si deve spingere verso politiche economiche e sociali che sono che integrano completamente l'impatto ambientale, la limitazione delle emissioni, e qualsiasi nostra attività deve essere pensata in questa prospettiva. Quindi non essere più un appendice, come dire, qualcosa di estrinseco per cui tu vai a valutare l'impatto ambientale. Ma diciamo, qualsiasi attività oggi, qualsiasi iniziativa deve essere strutturalmente, costitutivamente, deve nascere come pensata in questa direzione. E allora questo significa veramente una rivoluzione. Quando si ragiona di, ne parlano anche gli scienziati, nell'ambito della scienza i percorsi, diciamo, i processi più rivoluzionari hanno comportato un cambiamento di paradigma. Ecco, per esempio, c'è un'opera famosa, Thomas Kuhn, per chi è appassionato di filosofia della scienza, struttura delle rivoluzioni scientifiche. Cosa significa? A un certo punto si condivide un intero modo di pensare, viene rivoluzionario, un paradigma, e tutte le nuove attività, anche economiche, anche quelle per profit, per guadagnare, per far più soldi, eccetera, vengono ripensate all'interno di questo nuovo paradigma. Ecco, io penso a questo quando penso a transizione ecologica. Ecco, quindi tutto un sistema integrato, però ecco, poi l'obiettivo è garantire la sostenibilità non solo ambientale ma anche quella proprio economica delle persone. Certo, quindi certo. Andare su un tema molto sentito dai ragazzi, l'ha anticipato, ci dicono proprio trovare lavoro a tutti, perché questa è una generazione dove un ragazzo su tre è disoccupato, è un fenomeno che riguarda soprattutto le donne in alcune aree del nostro paese. Allora, che strategia avete per risolvere il problema della disoccupazione giovanile e soprattutto per cercare di riportare più donne nel mondo del lavoro? Ah, questo è il grosso grande tema, perché da noi abbiamo una disoccupazione giovanile che, se guardiamo anche i dati comparativi rispetto al resto dell'Europa, sono davvero preoccupanti. Ancora più preoccupante poi sono
la fenomenologia dei NEET, probabilmente qualcuno che ci ascolta rientra in questa fenomenologia, non è una brutta parola, ma significa giovani che addirittura non solo non hanno lavoro, ma hanno perso anche la speranza di cercarlo, non lo cercano. Poi attenzione, abbiamo anche un altro fenomeno dei lavoratori poveri, cioè lavoratori che a tutti gli effetti hanno un contratto di lavoro, ma siamo circa tra il 12 e il 13% di essi sono al di sotto della soglia della povertà, significa che guadagnano 2 lire, perché molti lavorano ma prendono 3-4 euro lordi l'ora. Pazzesco. E il salario minimo è una nostra iniziativa legislativa, stiamo chiedendo a tutte le altre forze politiche di darci una mano, perché è al Senato in discussione il nostro testo, perché si è approvato, riguarda soprattutto le donne, avete detto bene, e soprattutto i giovani. Cioè una platea di 4 milioni e mezzo di lavoratori che prende delle cifre al di sotto della soglia minima, diciamo, di dignità, perché quando parliamo di lavoro parliamo anche di dignità, e se non c'è una paga corrispondente, capite bene che si lavora soltanto, si espletano, diciamo, tutte le energie psicofisiche, ma non c'è un corrispettivo adeguato rispetto a quello che predica la nostra Costituzione, giusta retribuzione per sé, la propria famiglia, un'esistenza libera e autonoma. A questo è un primo punto, quindi salario minimo assolutamente, soglia minima al di sotto della quale non si deve scendere. Due, sgravi contributivi, quella è una misura che io ho introdotto col Conte 2, il governo Conte 2, sgravi contributivi per donne e giovani, quindi per 3 anni, addirittura 4 anni per le imprese che sono al sud, sgravi contributivi per le assunzioni, ripeto, di giovani e di donne. È una misura molto efficace che ha portato a oltre 130-150 mila posti nuovi assunzioni, e quello è molto importante. Poi ancora, tirocini, stage, spesso in questo settore si annida lo sfruttamento della manodopera giovanile. Dobbiamo evitare assolutamente che sotto questa bella forma ti faccio fare uno stage, ti faccio fare un tirocinio, si fa lavorare i giovani senza neppure... Sì, un tirocino sine die, ecco. Esatto, perché... sì, quindi noi anche qui abbiamo una proposta, un tirocinio curriculare con a minimo una soglia minima di corrispettivo, ovviamente, che sia riconosciuto anche in questa fase di formazione. Poi ancora congedi, non solo per le donne, anche paternità. Se noi vogliamo contrastare il calo demografico, stiamo soffrendo del calo demografico, considerate nel 2048, se continua così, i decessi supereranno le nascite, siamo già a 400.000 nuove nascite, un dato storicamente quello più basso. Noi dobbiamo invertire questo trend. Cosa significa? Lo invertiamo anche riconoscendo ai papà la possibilità di affiancare le mamme quando c'è una maternità, una paternità. E poi ancora dobbiamo incidere anche sulla perdita complessiva, questo riguarda tutti i lavoratori, la perdita complessiva del potere d'acquisto reale. Sono dati ufficiali, hanno certificato negli ultimi 10 anni, solo in Italia, attenzione, perché negli altri i paesi con cui ci confrontiamo, parlo della Spagna, Germania, Francia, a parte che hanno il salario minimo, ma anche lì non c'è stata una perdita del potere reale. Oggi da noi non solo non sono aumentati gli stipendi e le retribuzioni, ma per il fatto del potere reale, potere d'acquisto reale, negli ultimi 10 anni sono calati vertiginosamente. Come lo facciamo? Taglio cuneo fiscale. Significa che interveniamo a mettere dei soldini in più nella busta paga dei lavoratori. Sì, perché poi magari non tutti i ragazzi hanno contezza del fatto, sì, che infatti, quando tu vedi uno stipendio, quindi è un netto, in realtà sopra ci sono delle tasse che magari, certo, non si vedono, però è chiaro, se queste tasse, il cuneo fiscale si potesse agiamo ridurre... su quella leva fiscale, eccetera, noi possiamo incrementare il peso reale della busta paga del lavoratore. Invece un altro tema molto sentito è il seguente: la nostra generazione deve puntare ad un mondo migliore e per questo dovremo ricostruirlo dalle fondamenta, scrive, dal concetto di amore fino a quello di diversità, passando per quello di rispetto. Quindi, tra l'altro, oggi è proprio la giornata contro l'omotransfobia, quindi diciamo, è anche un po' obbligatorio e giusto parlare di diritti civili. Quali sono le vostre priorità su questo campo? Io credo un fenomeno, ad esempio a scuola, parlando con dei compagni di scuola che ci ascoltano, sicuramente è quello del bullismo. Bullismo che oggi si esercita di persona in presenza, sì, si esercita anche attraverso i social, sì, ovviamente. E quindi innanzitutto, secondo me, occorrerebbe, veramente lo dico con la massima umiltà,
ma con la massima attenzione e premura occorrerebbe anche un'educazione all'utilizzo dei social, degli strumenti dispositivi elettronici, perché molto spesso io ho un figlio anche adolescente, insomma, ho gli amici, le amiche, insomma, capisco che ovviamente molta della loro vita anche sociale si svolge attraverso, diciamo, le comunicazioni, i chat, i social. Quindi è importante comprendere che anche attraverso i social si possono ferire le persone, si possono discriminare le persone, e quindi quando si ragiona di rispetto per l'altro, che è il principio fondamentale è il rispetto della dignità dell'altro, chiunque esso sia, maschio, femmina, di un'etnia diversa, di una religione diversa, di un orientamento sessuale diverso, eccetera. Ecco, tutto questo nasce tutto e tutto è incentrato, vedete, rispetto all'altro, sul rispetto della dignità dell'altro. Se tu riconosci che l'altro ha una sua dignità, è un essere unico, un essere insostituibile, non ce n'è. Pensate al mistero della vita, può piacere o non piacere, voi siete unici. Il dono dell'unicità. Non c'è il sosia in giro per il mondo. Questa cosa, non pensate che sia anche misteriosa, affascinante allo stesso tempo? Anche con i difetti, con la simpatia, l'antipatia. Simpatia, antipatia! Ed è giusto, ed è giusto dire. Cioè, la prova è stata azzeccato subito. Però il dono dell'unicità. Però permettetemi poi di convergere su una proposta concreta che a me sta molto a cuore. A parte il decreto, il disegno di legge Zan, che come sapete non è stato approvato, adesso lo stiamo ripresentando contro le discriminazioni, ovviamente per orientamento sessuale, quello è sacrosanto, va approvato. Noi abbiamo introdotto un Movimento 5 Stelle alla Camera, alla Commissione Affari Costituzionali, un disegno di legge, un progetto di legge che è veramente molto bello, permettetemi di sponsorizzarlo perché voi giovani ci darete una mano ad approvarlo. Voi dovete essere consapevoli dei vostri mezzi. Per esempio, quando io vi dico, scusate, apro parentesi, Commissione Affari Costituzionali Camera, andate a vedere su internet chi sono gli onorevoli che fanno parte della Commissione Affari Costituzionali Camera. Okay, poi dopo che cosa devono fare? Vi illustro, no, cioè, sono anche gli indirizzi mail. Per scrivere, fare moral suasion, diciamo. Voi, adesso io ve li illustro in due secondi, se siete d'accordo, allora scrivete a tutti i parlamentari, anche delle altre forze politiche, caro onorevole, perché non dà una mano per approvare? È d'accordo o non d'accordo? Scrivete, perché i parlamentari sono molto sensibili al comportamento diretto, quando ci sono delle richieste dirette, certo, ovviamente, soprattutto se in certo numero. Allora, ius scole, cosa significa? Significa che molti di voi avete a scuola, in un ciclo scolastico, dei ragazzi che non hanno la nazionalità italiana. Stanno con voi a fianco, al vostro banco a fianco, parlano italiano, sono bravi come voi, seguono ovviamente il ciclo didattico, eccetera. Dopo 5 anni vogliamo consentire loro di acquistare la cittadinanza italiana? Dopo 5 anni che hanno completato un ciclo scolastico, fanno parte integrante del nostro sistema culturale di vita? E allora, forza, diamo la cittadinanza anche a loro. Però Soprattutto, diciamo, qua viene spontanea anche una battuta sui vari emendamenti. È necessario conoscere le sagre italiane per avere la cittadinanza, oppure, come dire, si può anche soprassedere. Questa è una provocazione. Ma si riferisce a un emendamento. No, infatti reale. Ho parlato di un emendamento. Un emendamento reale che è una forza politica, e me, vogliamo dirlo? Sono notizie di cronaca. Io ho letto l'emendamento. Dillo, non ti vergognare. Io non, sincero, non, io non lo so veramente. Non ho visto. Gettate il sasso e tiri la mano. Era per caso la Lega? Era la Lega. Potrebbe essere. Quindi, però, Giuseppe, scusami. Ciro Squasio riconosce la sagra del paese, no. Allora, io sono, attenzione, su questo non scherziamo. Io sono il primo Presidente del Consiglio che ha introdotto, con decreto di mia firma, la giornata nazionale per le tradizioni popolari e folcloristiche. Tant'è che sono sfilate a Roma, a Via del Corso, da Piazza del Popolo al Campidoglio, gruppi di tradizioni popolari, folcloristiche, da tutte le parti d'Italia. Quindi io sono il primo che rivendica anche l'importanza della cosiddetta cultura bassa, quella popolare. Però se parliamo di ius scholae, ragioniamo di cose serie. Quindi basta la scuola, insomma, basta quello che la scuola riesce a dare. Anche perché io, cioè, secondo me,
molti italiani, tra l'altro, magari farebbero proprio fatica a superare un esame del genere. Io, francamente, non lo sapevo. Infatti, questa è la ragione, perché se ne era parlato tanto, c'era stata grande polemica su questo. E a proposito di diritti, chiudendo diciamo, questa parte, forse un diritto che abbiamo scoperto essere fondamentale è quello ad essere connessi alla digitalizzazione. Abbiamo visto con la DAD, molti sono rimasti indietro proprio perché non erano connessi. Ecco, dove e come intervenire nel nostro paese per garantire a tutti questo diritto? È complicato perché innanzitutto richiede ovviamente una infrastruttura dal punto di vista tecnologico, cioè stare connessi in ogni luogo del paese, anche dove ci sono le zone più impervie, quelle montane, i centri interni, e non è facile dal punto di vista ovviamente delle. Tant'è che adesso nel PNRR, dovete sapere, ci sono molti finanziamenti proprio per, diciamo così, cablare. Questa è una, veramente una priorità per il Paese. Io ci tenevo tantissimo e ho contribuito a impostare il PNRR anche in questa direzione. Ovviamente non è facile perché insomma adesso sono partiti bandi, alcuni bandi, adesso non vi sto a dire i dettagli, sono andati ancora deserti, quindi vanno affinati, insomma evidentemente vanno costruiti un po' meglio, ma insomma il governo ci deve lavorare. L'effetto finale qual è? L'effetto finale è che oggi veramente non possiamo permettere che si creino delle diseguaglianze, discriminazioni, ce ne sono tante in Italia, eh? C'è una diseguaglianza di genere, c'è una diseguaglianza territoriale, perché chi vive in un grande centro urbano rispetto al paesino isolato, chi vive diseguaglianza ovviamente per quanto riguarda anche le fasce sociali, economiche, eccetera. Una grande diseguaglianza che non va, che crea grande discriminazione, è quella ricollegabile al divario digitale. Se io non ho la possibilità, pensate alla DAD, l'avete detto bene, sì. Io sono stato preoccupatissimo, ho visto le statistiche, una buona percentuale di compagni di scuola che ci seguono non si è potuta collegare, oppure era collegata ma non in modo stabile, era in difficoltà, doveva andare nel bagno, doveva andare in soffitta, doveva andare in cantina, c'era difficoltà a condividere. Infatti in quel periodo noi abbiamo subito distribuito a tutte le scuole finanziamenti utili per comprare dispositivi elettronici, computer per, da distribuire a tutti gli studenti. Però certo, lì misurate, vedete, il divario, anche la disuguaglianza sociale, no? Perché ed economica. C'è una famiglia in cui andavano il giorno dopo, compravano 2-3 scatolette wifi e risolvevano il problema, certo. Altri non se lo potevano permettere. E allora l'accesso alla, diciamo così, all'infrastruttura infotelematica, a internet, io lo metterei nella Costituzione, accesso gratuito per tutti. E noi lo sottoscriviamo. Sì, perché noi tra l'altro viviamo, diciamo, quindi sulla rete. Pensa, quindi proprio l'altro giorno hanno concluso i lavori, hanno portato la fibra anche qui, finalmente. Quindi questi sono gli effetti. E siamo a Roma, stanno caplando adesso. Tra l'altro, stavo vedendo, sono diversi commenti, delle domande dei ragazzi che mi danno suggerimenti, io metto in difficoltà. Vediamo, no. Su questo, guarda, ti devo dire la verità, ti fanno delle domande che sono un pochino quelle che abbiamo ripercorso proprio in questi minuti, quindi qualche diciamo anche, diciamo, la prova del 9 di quanto veramente siano sentiti, sì, questi. Però adesso c'è un grande tema, Gianluca, non possiamo non fargli. Sì, sicuramente. Questa è la domanda difficile. Questo andiamo un pochino più sulla proprio strettissima attualità, ed è il tema un pochino della guerra. Noi siamo usciti da una crisi economica, una crisi comunque sanitaria molto invasiva per l'Italia, per tutto il mondo, e oggi i ragazzi stanno vivendo anche il tema della questa questione della guerra, forse la prima guerra che veramente vivono sulla loro pelle. Ci potresti raccontare, secondo te, un po' i motivi, diciamo, di questa guerra? E anche ti aggiungerei una domanda proprio specifica sulla posizione che hai avuto tu, hai avuto il Movimento 5 Stelle, che è stata l'unica forza politica, o quantomeno la prima forza politica, a porre l'attenzione sul tema delle armi. Noi ci siamo visti qualche settimana fa proprio su Treccani, ha detto meno armi, più scuola. Perché di questa posizione del Movimento 5 Stelle un pochino sul tema della guerra? Innanzitutto vorrei condividere con voi una riflessione, attenzione, stiamo parlando di una guerra che ci impressiona, e qui in Europa ci arrivano immagini tutti i giorni, poi in Italia c'è questo sistema mass mediatico per cui si parla di pandemia tutti i giorni, a parlare di pandemia tutti, adesso di guerra tutti i giorni a parlare di guerra. Attenzione, in questo momento in giro per il mondo ci sono oltre una trentina di conflitti aperti, cruenti, atroci, feroci, quindi
non facciamo l'errore che ci limitiamo soltanto ad avere un angolo visuale eurocentrico, badiamo al nostro ombelico e ci preoccupiamo solo del nostro ombelico. Questo lo dico a voi, amiche e amici che ci seguite, perché insomma, quando si studia bisogna avere visione della complessità del pianeta, dei continenti e non solo guardare a casa propria. Detto questo, francamente io sono rimasto veramente scioccato dopo 2 anni oltre di pandemia, insomma, di un conflitto bellico scoppiato qui in Europa. Io sarebbe un po' lungo ripercorrere, certo, diciamo, le ragioni storiche, anche culturali, per cui è scoppiato questo conflitto. Dico in breve, più o meno tutti coloro che ci seguono hanno sentito parlare già della Crimea, del Donbass, di aree contese, e quindi c'era già una conflittualità latente tra l'Ucraina e la Russia. La Russia poi, se volete approfondire di più, dovreste recuperare, se ne parla credo anche su internet, e se non c'è una versione tradotta, comunque qualche informazione in più la troverete. Lo stesso Putin l'anno scorso, nel luglio dello scorso anno, scrisse un opuscolo, un libretto per quanto riguarda l'unità degli ucraini e dei russi. In quell'opuscolo ci sono tante delle rivendicazioni, certo, delle ragioni che poi hanno portato a realizzare. È chiaro che stiamo parlando di un disegno neoimperialista, cioè che vuole in qualche modo recuperare al diretto controllo della Russia quelle che sono le sfere tradizionali di influenza e addirittura quei territori che facevano una volta parte delle repubbliche sovietiche. L'Ucraina poi ha un ruolo assolutamente strategico, diciamo, per quella che è l'area di influenza russa, e tra l'altro un territorio anche ricco di risorse naturali, strategico, il granaio, si dice, d'Europa, se non del mondo, quindi sì. Di questi giorni, insomma, è tutta cronaca. A un certo punto, devo dire la verità, io stesso mi sono trovato come Presidente del Consiglio a parlare con Putin diverse volte, sono stato a Mosca in visita di Stato, lui è venuto a Roma, abbiamo parlato anche di questo conflitto, c'era questo contenzioso, c'erano delle reciproche contestazioni rispetto a degli accordi, i cosiddetti accordi di Minsk, cui si dava attuazione, c'erano degli obblighi gravanti sulla Russia, degli obblighi gravanti sull'Ucraina, l'uno contestava all'altra parte la violazione di questi obblighi, sta di fatto che la Russia era già sotto regime, questo ricordiamolo, sì, certo, sotto regime sanzionatorio per violazioni dell'attuazione degli accordi di Minsk. A un certo punto c'è stata questa accelerazione, questa aggressione del tutto inaspettata e inopinata. Ora, come l'abbiamo affrontato noi? Io anche ho una responsabilità, vedete, perché quando sei il leader politico di una forza, la prima forza, peraltro, di maggioranza relativa, sì, del Parlamento, noi abbiamo ricevuto nel 2018 alle ultime elezioni nazionali 11 milioni di voti dagli elettori, quindi avverti anche una grande responsabilità, per questo mi sentite anche parlare e per questo che mi sentite chiedere un confronto in Parlamento col governo. Io rappresento 11 milioni di elettori, funziona così la democrazia, tanto più parlamentare, perché bisogna confrontarsi in Parlamento e quindi alla luce delle varie posizioni cercare di trovare una sintesi, un indirizzo unico e condividere una linea tra governo e Parlamento. Noi abbiamo detto ferma condanna, risoluta condanna della Russia, sin dall'inizio. Assolutamente, senza se e senza ma, senza distinguo, perché questa aggressione non si giustifica, non è provocata ed è in violazione di qualsiasi del più elementare principio di diritto internazionale. Punto 2, pieno sostegno all'Ucraina, è un paese aggredito, è un paese aggredito che va aiutato, non possiamo lasciare che questo sopruso e questa ferocia che si sta esplicando ovviamente in questa invasione, questa aggressione militare possa dispiegarsi. L'Ucraina e la popolazione ucraina ha voluto far ricorso, ha fatto ricorso all'esercizio della legittima difesa, bene, l'aiutiamo. Quindi di qui reazioni, le sanzioni, quindi misure di reazione economico-finanziaria, e qui gli aiuti umanitari, tutti i profughi, soprattutto donne e bambini, e noi li stiamo aiutando. E vi dico anche la verità, terzo passaggio, grande dilemma anche dal punto di vista morale, li aiutiamo anche con le armi, fornendo armamenti? Aiuti militari, qui devo dire la verità, il Movimento 5 Stelle ha avuto grande difficoltà,
che nella nostra tradizione, i nostri principi ispiratori, i valori, stelle polari che ci guidano, la Costituzione, c'è la pace, la Costituzione ci dice, articolo 11, che la guerra non può essere mai uno strumento di risoluzione dei conflitti, non può essere mai una guerra che porti all'offesa, però è compatibile invece una guerra per la difesa, la legittima difesa. Allora, piuttosto che lasciare ovviamente che questa carneficina si realizzasse, piuttosto che lasciare gli ucraini a combattere con una tale sproporzione e asimmetria anche sul piano delle dotazioni militari, abbiamo una scelta sofferta, l'abbiamo detto, sofferta, abbiamo optato anche per gli aiuti militari, però abbiamo detto non è il nostro obiettivo. L'obiettivo è subito avviare un negoziato, una soluzione politica e quindi una composizione pacifica, perché non possiamo permetterci in Europa ma anche altrove nel mondo che i conflitti si risolvano con le armi, con le carneficine, con le distruzioni delle città, che poi è paradossale. Queste città che vengono distrutte, dopo un domani le dobbiamo ricostruire. Capite? E poi la recessione economica, se continua così ci sarà in tutta Europa la recessione economica. Adesso però diciamo, sempre responsabilmente, interpretando questa nuova fase, adesso l'Ucraina è stata armata, tanto è vero che sta dimostrando anche una certa efficienza nella legittima difesa. Noi non siamo assolutamente favorevoli a controffensive, ma soltanto all'autotutela dell'Ucraina, però adesso l'Italia si è distinta anche negli aiuti militari, adesso però dobbiamo concentrarci e concentrare tutti gli sforzi negli aiuti diplomatici, negli sforzi diplomatici per una soluzione politica. L'Italia deve essere protagonista in Europa, insieme ad altri paesi e l'Unione Europea, per indirizzare, governare questo processo di pace. Lo dico a voi, il nostro futuro sarà compromesso anche sul piano della leadership politica dell'Unione Europea, se l'Unione Europea non conterà nulla in questo processo di pace, se l'Unione Europea lascerà che questa guerra si dipani per gli anni a venire e se non avrà invece un ruolo nell'indirizzare ovviamente una soluzione negoziata che sia equa, sostenibile, seria, credibile. Ti ringraziamo perché hai trattato un argomento che spesso si fa fatica. È anche molto complesso, lungo. Fatto veramente... Mi sono dilungato, però ho capito che era un po' necessario. Fatto in stile scuola.net, sintetico con i punti. Grazie. E rimanendo nello stile scuola.net, ecco, passiamo da un argomento drammatico a uno un po' più leggero. Però noi siamo soliti far emergere anche le persone dietro, diciamo, alle figure politiche che vengono qui da noi. Ecco. Sarei sicuramente al corrente del fenomeno, ecco, delle bimbe di Conte. Ah, qui passiamo dalla guerra. Passiamo dalla guerra alle bimbe Savaesche. Questa però la dobbiamo fare, se no le bimbe che ci seguono ci dicono avete ignorato questo fenomeno sociale. E forse sei il politico più ammirato da questo punto di vista, insomma. Con più follower di bimbe. Con più follower, insomma. A voi quindi dite che gli attacchi politici che mi fanno sono dovuti alle bimbe di Conte? No, non lo so se invidia. Tutto torna. La spiegazione. Dobbiamo dire, ecco, come interpreti questo fenomeno? Se ne sei al corrente, immagino di sì, e come sì. Lo interpreti? Concludiamo in questo modo e anche con un messaggio alle bimbe, se vuoi. Allora sì, sarei falso se dicessi che non ne sono al corrente. Ne sono al corrente che ci sono tutti questi gruppi delle bimbe di Conte, ci sono tanti gruppi e ogni tanto dico anche la verità, insomma, non sempre, ma spesso sbirso, eccetera, perché hanno due caratteristiche, devo riconoscerlo pubblicamente, la costanza e quindi di coltivare queste chat, questi gruppi social e anche l'ironia. Ecco, il dono dell'ironia per me è tipico di un'intelligenza superiore, quindi vedere loro ironiche, autoironiche, eccetera, sono veramente molto divertenti. Allora, salutiamo le bimbe di Conte. A questo assolutamente punto, sì. A questo punto concludiamo con un invito, ecco, proprio perché abbiamo parlato di elezioni politiche. Il 12 giugno ci saranno appunto le elezioni amministrative. Perché è importante andare a votare? Semplice. Dovete andare a votare, ovviamente mi riferisco ai più grandi che hanno almeno 18 anni. L'età. Perché? Perché dovete convincere tutti, anche in famiglia, ad andare a votare, perché se non votate altri decideranno per voi. E francamente dare ad altri, tra l'altro sconosciuti, una cambiale in bianco, una delega in bianco, come potete ottenere il miglioramento della società? Come potete sperare in un cambiamento in meglio se date deleghe in bianco a sconosciuti? Beh, direi che è abbastanza incisivo come ragionamento, come discorso. Speriamo che
sempre più ragazzi ovviamente possano andare a votare, visto che i giovani sono quelli più disaffezionati al voto. Semmai è capitato anche a me di dar dei voti durante la mia adolescenza, anche la giovinezza, e poi pentirmi, ma almeno, voglio dire, ho sbagliato io, non lasciare che infatti, altri sbagliano io al posto tu. Diciamo, con questo invito che noi sottoscriviamo e ci uniamo, ringraziamo sì. Giuseppe Conte per essere stato qui con noi, grazie davvero, grazie per essere diventato per un pomeriggio un compagno di scuola, noi ti auguriamo di continuare a esserlo, perché ecco, i giovani hanno bisogno... Sei sempre studenti. Esatto, noi dobbiamo sempre imparare, però i giovani hanno bisogno di figure di riferimento, hanno bisogno che la politica li ascolti, e ti ringraziamo insomma per essere stato qui, insomma, perché è sicuramente un segno di questo. Io vi ringrazio, è stato molto piacevole, devo dire, la conversazione, e mi sono sentito molto confortevole, diciamo, nei panni dello studente, a tal punto che non ho dovuto far ricorrere alla estrema ratio, al pulsante del... E con questo che diventerà sicuramente un meme per la gioia di chi gestisce i social del nostro ospite, salutiamo tutti gli studenti che ci hanno seguito, l'irresistibile bottone, e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di questo format, ecco, per cercare di farci tutti un'opinione quanto più completa possibile, sì, per poi andare tutti a votare. Ciao a tutti. Grazie a tutti davvero, un caro saluto.